Television in tour approda a Esmola, si ritorna in Sardegna 12 mesi dopo. Oggi tappa insieme a Montello SPA e tante altre aziende del nostro circuito. Andiamo a vedere che cosa succede in campo, ma soprattutto andiamo a scoprire quelli che sono i nuovi 3 vincitori netto di categoria che accederanno alla finale dell'11 ottobre a Franciacorta. Seguiteci. Diciamo benino. Andrò a giocare con ferro 8. Che dici, Andrea? Come vuoi che stia andando? Sta bene, va bene, però è il campo un po'. Il campo impegnativo questo qui, non è. È un campo da open, quindi solo per noi, però va bene, dai, bello, è piacevole giocare. Campo stupendo, bellissima giornata, grande gol. Non piove, il campo spettacolare, l'organizzazione sempre perfetta. Complimenti e grazie di tutto. Siamo ben contenti di aver ospitato questo circuito anche quest'anno di Golf Television qui a Smolas, che è sede di un grande progetto di sviluppo con una riqualificazione dell'accoglienza turistico-alberghiera e un ampliamento della parte tecnico-sportiva. In progetto abbiamo altri 18 buche, un campo firmato da Gary Player e 2 alberghi, riqualificazione dell'attuale a 5 stelle e un suite hotel di 40 stanze con una spa molto importante. A contorno della parte turistica alberghiera anche tutta una parte di ville, circa 150 in progetto, tutte disegnate dall'architetto Massimiliano Fuxas, in un territorio di circa 100 ettari, 100 ettari di macchia mediterranea con una fauna, flora incredibile. Di queste 15 sono già state realizzate. All'interno di queste ville abbiamo 4 tipologie. La più grande è la Palace, che è anche la più rappresentativa nell'ambito del progetto, con 5 camere da letto e 6 bagni. Via scendere la Lugi con 4 camere da letto e 5 bagni e le altre più piccole di 3 e 2 camere da letto. Smolas in Sardegna, Sardegna è sinonimo di mare e anche noi abbiamo una bellissima proprietà sul mare a 2 km dal resort, che quindi servirà tutta la parte alberghiera, e le ville, abbiamo un fronte mare di 500 metri in una baia incantevole. Siamo al centro di un territorio che presenta tantissime attrattive a partire dal mare, con Chia, con Tuerredda, sia alle nostre spalle dove si sviluppa la più antica e estesa foresta di lecci del Mediterraneo, così come a un'ora di macchina Carloforte con le sue tonnare uniche nel Mediterraneo.
gioia che ho fatto. Fantastico. Un bel sorriso.